La legge sulle discipline del benessere e bionaturali, approvata dal Consiglio regionale all'unanimità, interviene su quelle pratiche che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona, prevedendo strumenti e procedure per assicurare un corretto e professionale esercizio di tali pratiche, ciascuna con riferimenti culturali, dinamiche e tecniche di intervento diversi, ma accomunate da un approccio di tipo olistico alla persona, vale a dire considerando l'essere umano come una unità indivisibile di componenti somatiche, mentali e spirituali, e ritengono che soltanto dallo stato di equilibrio tra questi aspetti strettamente legati tra di loro e non dalla semplice assenza di sintomi fisici derivano la vera salute e il benessere dell'uomo. Ci sarà un elenco regionale ricognitivo degli operatori e dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, la creazione di reti del benessere, previsto anche un comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali, composto da assessore regionale competente, rappresentanti delle reti del benessere, un dirigente della struttura regionale competente al welfare, un dirigente della struttura competente della formazione, un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Il comitato proporrà all'esecutivo regionale requisiti e standard qualitativi degli operatori e regole di comportamento uniformi, attività che saranno svolte a titolo gratuito con risorse umane e finanziarie già a disposizione. Il consigliere che ha proposto la legge, Oliviero Dottorini, ne ha salutato l'approvazione in aula, auspicando che sia solo l'inizio di un percorso che dia piena cittadinanza, ha detto, a una visione diversa della salute umana.